The first Noel the angel did say was to certain... Ciao a tutti, ultimo appuntamento dell'anno con la nostra decorazione agenda. Questa sarà una settimana e mezzo, perché la settimana scorsa non sono riuscita a fare il video perché insomma sono stata poco bene, quindi sono mancata tutta la settimana scorsa. Però volevo mostrarvi ugualmente la settimana che è passata e dirvi qualcosa sulla prossima agenda che userò. Quindi faccio vedere la settimana del Natale. Infatti non ho scritto nulla, proprio perché insomma non è stata una buona settimana, ecco. Avevo usato questi washi come proteggianelli che avevo preso su Amazon. Sono di quelli che scintillano. Poi avevo utilizzato questi adesivi, questi con i cagnolini e i gattini, che sempre presi da quel quaderno preso su Amazon di cui vi ho parlato. Vi metto qui la foto. Poi questi sono altri adesivi misti, perché questi fanno parte sempre di quella serie di quaderni degli adesivi. Poi questo l'ho preso da un vecchio set di adesivi di Lidl, credo dello scorso anno, e questo è questo di adesivi di Tiger, sempre dello scorso anno, che però forse hanno messo anche quest'anno. Poi qui ho usato i timbrini con un inchiostro argentato. Così. E poi ho usato anche questo washi tape, che era faceva sempre parte di un set di Amazon preso proprio per il Natale, ovviamente. Si vede l'agrifoglio. Poi, per quanto riguarda la settimana successiva, ho solamente un giorno, quindi il 31, e l'ho voluto adornare in questa maniera, mettendo queste pagliette grandi a forma di fiocco di neve. E questo che ho usato, prendendolo dal quaderno delle speciali ragazze, un libricino tutto di adesivi che vi ho fatto vedere tempo fa, vi metto anche qui la foto. E poi anche questo faceva parte del set di adesivi di questo genere. Erano 21 o 24 washi tape, ma non erano a tema natalizio, erano di questi più luminosi, ecco. E c'erano questi due che secondo me erano perfetti per la notte, diciamo, del Capodanno, appunto, del Natale, per creare un po' di effetto luminoso. Poi ho messo qui New Year 2019. E niente, finisce qui questa agenda. Poi vi parlerò in un video a parte quella che userò per il prossimo anno, che diciamo che non sarà una novità, ecco, ma vi spiegherò meglio poi nel corso dell'altro video. Questa quindi la saluterò, mi dispiace perché mi sono trovata benissimo. Questa faccio vedere così, che comunque vi dico che questo è solamente mezzo anno, perché i primi 6 mesi io li ho tolti proprio per avere più l'agenda più maneggevole. Però ho già fatto, e quest'anno non acquisterò dei refill, ho deciso di non acquistarli, di farli da me, però utilizzando sempre il motivo, diciamo, orizzontale. Non mi trovo molto con quello verticale. Ho già adornato questa settimana proprio per farvela vedere, e poi ci sarà quella, già ho adornato, diciamo, anche quella successiva all'Epifania. Faccio vedere questa nel frattempo. Ho voluto giocare sul discorso dei pupazzi di neve, del Natale appena passato. Ho usato, questi sono degli adesivi 3D che ho acquistato da Auchan, ma credo proprio un anno fa. Ho solamente disegnato il tappo che va via dalla bottiglia per augurare il buon anno, e poi ho utilizzato questi adesivi che avevo acquistato da Lidl proprio per il calendario dell'avvento, però
In questo caso mi piacevano perché c'erano le stelline, quindi l'ho utilizzato anche per questo. Ho staccato infatti il giorno dell'anno del 2018 e della vecchia agenda, ecco. E infatti ho messo questo proprio per staccare. Poi ho utilizzato questi washi dorati, sono bianchi, sfondo bianco con il dorato. Poi giù nell'info box metterò i vari link comunque di questi washi tape. E poi ho utilizzato questo washi, questo dei giorni, che praticamente è un washi che ho acquistato sempre all'inizio dell'anno scorso su AliExpress. E poi questa è la streghetta che c'era per Halloween, infatti l'avevo conservata proprio per metterla qui come befanina. E che insomma cadono giù delle caramelle. Ho dato solamente dei segni con le mie matite, queste qui che utilizzo da tanto tempo, mi trovo abbastanza bene, non sono perfette però mi trovo abbastanza bene. E poi questi sono tutti adesivi di Tiger, sia questo nastro decorativo che questo che ho usato per i proteggianelli, li avevo presi da Lidl l'anno scorso. E questo è diciamo la settimana di diciamo che vede il capodanno, cioè questa settimana. Per quanto riguarda la vostra agenda, ho utilizzato questi sempre del quaderno delle ragazze. Ho usato questi qui con l'albero proprio per il Natale, i preparativi per il Natale e poi il caminetto acceso con l'addobbo proprio sopra il caminetto e i regali che sono arrivati e che vengono portati via e poi l'arrivo diciamo del prossimo anno. Il segno che è uscito un video, l'ho fatto sul segnaposto per il Capodanno, anzi lo scrivo. E poi appunto decorato in questa maniera. Questi due adesivi fanno parte del quaderno, quello dove ho preso gli adesivi del Natale e dei cuccioli. Poi questi io ne ho parlato, vi metto qui il link, in un video dove praticamente vi dicevo che gli adesivi che prendevo da Amazon spesso sono come tagliati male, però questo non preclude la possibilità di avere un washi molto carino, che diciamo è normale, se lo prendete a parte sembra comunque non sembra tagliato male, però danno questi mini washi molto slim. Infatti notando questa parte è diversa, però così dà un gioco di luci molto molto carino. E poi ho usato questo che ho preso nei color bronzo, dovrebbe essere un oro ma sembra più un bronzo, che ho acquistato da Lidl. Poi questi di qua fanno parte sempre di quel set su Amazon, che sono argentati, non brillanti ma sono argentati, e così sarà solamente decorato in maniera molto semplice. Vi accennavo in un video fa dove vi parlavo della mia personal, della Ediswap o Swap, che questa sarà utilizzata, è morbidissima ragazzi, ogni volta che la prendo la accarezzo sempre, verrà utilizzata per voi, diciamo per YouTube. E l'unico problema è che non potrò farvela vedere decorata, perché purtroppo questo alternare di bianco e nero praticamente è molto forte. Io questo ho passato un plastic tape diciamo di Lidl molto forte di colore, ma di sotto si vede ugualmente, quindi figuriamoci con i colori più chiari. Infatti ho preso anche un colore più chiaro, quello che ho utilizzato per la settimana dell'Epifania, e non va bene, quindi purtroppo non ha senso diciamo decorare questa parte, non posso neanche passare il bianchetto ogni volta perché si rovinerebbe poi diciamo l'agenda, però questa sarà quella che utilizzerò per YouTube. Vi metto qui il link dove appunto ne parlo, ve la mostro in maniera migliore.
che dire, vi ho augurato un felicissimo nuovo anno nel video precedente, quello appunto dei segnaposto per il Capodanno, ma dato che questo sono riuscita a farlo rientrare nell'anno in corso, vi riauguro un felicissimo 2019 pieno di gioia, di salute, di serenità, di quel desiderio che avete nel cuore magari da tanto tempo che finalmente possa diventare realtà. E spero di avervi fatto una compagnia colorata. Alla prossima, anzi al prossimo anno. Ciao, ciao a tutti.